presenza, e sembra che Garanzia Giovani sia l'anello di congiunzione tra le vecchie politiche passive e le nuove politiche attive del lavoro. Allora, noi siamo in transizione, prima lavoravamo solo sugli ammortizzatori, oggi non siamo ancora arrivati a un sistema di politiche attive. Roberto Barone. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto fatevi fare i complimenti a Valentina per questa iniziativa. Io ho voluto dare a Valentina Prea tutte le idee, che quelle dell'istruzione, della formazione e del lavoro, per mettere proprio insieme, perché come hai detto tu, il diritto allo studio è giusto, ma il diritto al lavoro. Noi siamo molto impegnati su questo, è un impegno tra i più importanti della nostra legislatura, quello di creare le condizioni perché ci sia il pieno impiego in Regione Lombardia. Garanzia Giovani è importante, l'abbiamo sviluppata, come spesso riusciamo a fare, con un livello di eccellenza, grazie anche alla più che reale collaborazione tra la Regione e il Governo. Il compito del Governo deve essere quello di stimolare, individuare le buone pratiche e poi diffonderle. Fare come facciamo, ma anche conoscere, diffondere la conoscenza, anche con eventi simpatici come quello dei palloncini, no? Ringraziando tutti, in nome, parlo di Valentina Prea, ma tutti i suoi straordinari collaboratori. Grazie, grazie a tutti. Ministro Poletti, intanto grazie per questo invito e a me fa molto piacere avere l'opportunità appunto di dare conto di quello che è successo, perché io continuo a pensare che se al ministro il primo obbligo che hai è di dire ai tuoi cittadini che cosa sta accadendo. Poi abbiamo presentato questo report settimanale perché sapere che tutti i venerdì veniva pubblicato un numerino, tre numerini, cinque numerini, e per noi è stato un buon metodo. Io credo che l'Europa dovrebbe fare qualcosa di analogo. Noi oggi stiamo combattendo la nostra battaglia, che è quella di far rifinanziare Garanzia Giovani e di renderlo strutturale. Dobbiamo fare quel lavoro di ascolto che la Lombardia ha fatto, perché ci aiuta a capire anche gli elementi di problematicità. Noi vogliamo lavorare per far sì che tutti i nostri giovani non siano NEET, ma attivi nella possibilità di ricercare e trovare. Io credo che questa esperienza ci abbia dato molti input, l'esperienza della Regione Lombardia altrettanti, nel senso di una sua capacità autonoma di immaginare delle risposte, e noi siamo intenzionati a continuare in questo modo. Per quanto riguarda questo ministro e questo ministero, siamo pienamente disponibili e sempre impegnati a cercare di fare insieme alla Regione del nostro meglio, perché appunto il tema è il bene e l'interesse dei nostri giovani, della nostra comunità, e qui le istituzioni debbono, non posso dire, mettere in tasca un po' la loro responsabilità e funzione, la loro caratteristica istituzionale, e vedere nella collaborazione la migliore delle risposte possibili. Noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice. All'inizio abbiamo guardato quanti tirocini si attivano nella Regione Lombardia, abbiamo scoperto che il numero di attivazioni è tra 30 e 40 mila l'anno. Noi ci siamo concentrati per intervenire sulla durata del tirocinio, cioè abbiamo scoperto che il 70% durava tra i 3 e al massimo i 4 mesi, quindi abbiamo introdotto un criterio di condizionalità che prevede che l'indennità di tirocinio possa essere parzialmente rimborsata dal programma soltanto se la durata supera i 3 mesi e ovviamente cumulativamente fino a raggiungere la metà dell'indennità prevista, solo se il tirocinio raddoppiava la sua durata da 3 mesi a 6 mesi. Io sono molto contento di aver dato uno scorso a questa vicenda che stiamo davanti a giovani. Abbiamo cercato di capire questi elementi, che comunque sono di quantità, che cosa nascondono. Per esempio, Enzo Passerini stava parlando di questo Garanzia Giovani, che è un marchio per la sua storia, ma se il termine giovane diventa l'aggettivo per tutte le cose che sono giovani, l'anziano che vuole diventare giovane, la signora che vuole diventare giovane, che cosa ne sarà del sostantivo giovane? Questa è una parte significativa del popolo delle politiche attive di Regione Lombardia. Fatevi un applauso. Ecco perché io credo che Garanzia Giovani debba rimanere
fortemente ancorata all'occupazione, all'occupabilità e all'occupazione, perché possiamo vantare unici in Italia un sistema duale che prende dentro tutto. Noi ci siamo dati dei tempi rigidissimi, perché se vogliamo veramente aiutare i giovanissimi e i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, dobbiamo modificare la disciplina del lavoro minorile. Noi abbiamo le imprese che non possono assumere i giovani neanche con contratti di apprendistato. Il Ministero del Lavoro dovrebbe pretendere per sé l'istruzione professionale statale. Sto sognando? No. Come noi abbiamo chiesto alle agenzie per il lavoro, ai centri pubblici di impiego, di accreditarsi in regione per fare quello che il Ministero comunque aveva dato la disponibilità loro di fare. Ma te lo chiede questo popolo, te lo chiedono quei giovani, perché tutto quello che noi stiamo creando deve avere un futuro e ci augureremo di avere il nostro fianco. Grazie. Essendomi laureata, ho aderito al programma, ho creduto nel programma e dopo una settimana ho iniziato il tirocinio formativo. Sì, ragazzi, hanno bisogno di un rabdomante che trova le gemme, trova le pietre preziose che ci sono dentro di loro. Funziona, sì, è molto utile, mi permette sia di lavorare che di studiare nel contempo in uno stesso anno e quindi mi permette di fare due cose nello stesso tempo molto utili. Molte opportunità per i giovani, soprattutto appena usciti da scuola come me, che volevano appunto inserirsi in questo mondo per poter iniziare una carriera magari lavorativa.